Buonasera, ben ritrovati amici di Teleprima, nuova puntata di Garbage Time, 12ª puntata. Dobbiamo e vogliamo commentare una doppia vittoria della Juve Caserta, con cui la Juve la passeggia ha chiuso col botto l'anno. Abbiamo vinto ad Avellino, abbiamo vinto in casa con Brindisi. Commentiamo questo e tanto altro con due ospiti. Prima però, come di consueto, saluto Roberta Buonpane. Buonasera ai nostri telespettatori. E Giuseppe Bernardo, la voce dei tifosi. Buonasera Marco e Roberta, un saluto agli amici a casa. Salutiamo subito i nostri ospiti, chiudono l'anno con noi la guardia della Juve Caserta, Daniele Cinciarini. Ciao a tutti, grazie dell'invito. E un nostro amico e collega, Salvatore Cavallo. Buonasera a tutti. Daniele, cominciamo con te. Chiusura col botto, dicevamo, siete felici. Che aria tira nello spogliatoio? Beh, sicuramente positiva. Natale e Capodanno tranquilli, quindi fin quando si vince poi è tutto molto bello. Chiaro che si è messo un altro mattone, però non siamo soddisfatti pienamente, nel senso, per come sono andate le cose, diciamo, siamo piuttosto soddisfatti, perché tra infortuni e partite perse all'ultimo secondo... Comunque, cambio di giocatori. Cambio di giocatori, ecco, non togliamoci neanche quello. E nonostante tutto ci ritroviamo a 12 punti, quindi penso che siamo soddisfatti. È rimasta l'ultima partita del girone d'andata, Trento, una partita difficile nel loro campo, però ecco, come dicevi, l'entusiasmo, diciamo, è... non alle stelle, ma quasi, ecco, però si tratta sempre di tenere i piedi per terra. Con la testa più serena si può, sì, fare anche la testa più serena, chiaramente te la giochi un po' con meno pressione, quindi viene tutto meglio. Salvatore, Avellino e Brindisi, sicuramente due vittorie illustri, le abbiamo gustate insieme, bene sia in attacco che in difesa. Sì, la partita di Avellino credo che resterà un po' nella storia della Juve Caserta, perché insomma, penso, Daniele, vincere così anche a te in carriera non è che è capitato tantissimo, fare una rimonta del genere. È una curiosità, quando vi siete resi conto veramente di potercela fare? Diciamo sì, che rimarrà nella storia un po', ma anche io ne ho viste tante in carriera, ma così proprio non l'ho vista. Nel senso, sotto di 21 è cambiato tutto negli spogliatoi. Prima il discorso di Sandro, che ha colpito tutti noi, e poi noi che ci siamo guardati nello spogliatoio abbiamo detto: questi non siamo noi, torniamo a essere e a giocare come sappiamo, ecco. E una volta che ci siamo guardati è bastato poco, poche parole ma tanti fatti poi sul campo. Daniele, recuperando Siva, hai tra le mani sicuramente tiri migliori, più puliti? Sì, sicuramente tutti, in primis io, però ecco, diciamo un po' tutti ne giovano. Infatti basta vedere me, Mika Downs, lo stesso Hunt, sono tutti messi in ritmo, ecco. C'è più estro, più fantasia e si completa benissimo l'incastro di Peyton con Marco Giuri, che è più ragionatore. Salvatore, poi lo chiediamo anche a Daniele. In difesa la matchup sta facendo benissimo, non è proprio fortuna? No, brava la decisamente. Io penso che è il caso di dare i giusti meriti a Sandro Dell'Agnello, perché effettivamente la difesa di Caserta si sta rivelando un po' l'arma in più, sia la matchup sia proprio l'atteggiamento della squadra. D'altronde credo che Daniele ce lo può dire, effettivamente quando non fai canestro, se non ti aggrappi alla difesa, diventa veramente difficile. Poi ormai in questa matchup ci credete tanto, anche quando magari prendete canestro commettendo un errore, però voi continuate a farla con la convinzione di riuscire a recuperare, sì, palla, di abbiamo, rendere difficile. Abbiamo lavorato già tantissimo sulla matchup dalla prestagione, ecco. Poi dopo con i vari infortuni abbiamo fatto un po' di fatica, ecco, a trovare gli equilibri, però anche prendo l'ultima partita, quella con Brindisi, quando Brindisi è tornata punto a punto, noi abbiamo fatto la matchup, zona matchup, e Brindisi è andato in palla, ecco. Quindi lì abbiamo fatto il controparziale e siamo andati avanti. Diciamo che questa squadra deve basarsi molto sulla difesa, è stato sempre il marchio di fabbrica, la filosofia del nostro allenatore.
e abbiamo giocatori capaci di fare anche il press bene, in cui abbiamo recuperato molti palloni. Come diceva qualche tuo amico, se difende Daniele Cinciarini vuol dire che è proprio la difesa. Adesso tutta questa, sì, sì, diciamo, è non chiaro, sono, hai la fama di grande attaccante. Un grande attaccante come me pecca un po' di più in difesa, è chiaro, però ecco, quindi tutta questa, questa cosa di essere il peggiore difensore della Lega non me lo sento. No. Chiaro che se poi... Se poi metto anche qualche 2 o 3 recuperi, mettiamola così, in positivo, che sì. Ti si ammira di più quando vai in attacco, visto il talento offensivo, che al di là ora delle battute, che è chiaro che vieni notato molto di più per il talento difensivo, però questo anche la squadra ti sta aiutando in questo, cioè come mentalità, come voglia. Ma sappiamo farlo. Che ecco, per una difesa efficace sono importanti tutti e 5 giocatori. Quando perché... il sistema funziona, no? Anche gli attaccanti riescono a difendere, quando il sistema riesce sì, a funzionare. Sì, sì, se ci aiutiamo tra di noi, ecco, noi siamo, ho sempre ripetuto che siamo un ottimo gruppo, e quindi da lì parte poi la difesa che va fatta in 5. Se uno manca l'appello, purtroppo tutti gli altri non vanno, è come una catena. E io penso che nelle ultime 2 partite, soprattutto partendo dal secondo tempo di Avellino, perché il primo tempo chiaramente era sotto gli occhi di tutti che abbiamo fatto una pessima partita, come un po' Sassari e Reggio Emilia, però ecco, c'è stata la reazione, l'orgoglio di noi giocatori che comunque fino a prima di quelle 2 partite avevamo dimostrato la nostra difesa era la quarta miglior difesa del campionato, poi siamo un po' scesi, ma adesso ci siamo rimessi in corsa, ecco, e quindi siamo tra le migliori difese del campionato. Poi se si aggiunge un attacco fluido come quello che abbiamo avuto nelle ultime partite, si ecco, vedi che si vincono le partite, si tira anche bene, ecco. E a proposito di ultime partite, vediamo che cosa è accaduto domenica al Palamaggio in questo servizio. Dopo Natale la Juve Caserta festeggerà anche un gran capodanno, battuta al Palamaggiole nel Brindisi al termine di una gara giocata ad alti ritmi con 2 buone difese ma un punteggio non basso. Spettacolo già in apertura con la Pasta Reggia che parte forte, passaggio dietro la schiena di Siva per la schiacciata di Downs, esplode il palazzetto che per l'occasione torna a contenere più di 4.000 tifosi, tra cui anche un centinaio di brindisini. Reynolds e Scott spingono l'Enel fino all'11-17, ma la replica bianconera non si fa attendere e porta ancora la firma di Mike Downs, 18-20 al primo break, importanti minuti in campo anche per Capitan Ghiacci. Nel secondo quarto riparte forte l'Enel mentre la Pasta Reggia si appanna in fase realizzativa, time out dell'Agnello sul 19-28. Al rientro Cincerini rompe il ghiaccio dall'arco e a metà periodo è Piero Bucchi a dover intervenire con 2 sospensioni chiamate nel giro di 2 minuti. Il palazzetto si infiamma sul nuovo missile di Cincerini, anche dell'Agnello si fa trascinare dalla foga e si becca un tecnico per proteste. La Juve c'è ma chiude il primo tempo sotto sul 31-33, servirà una rimonta come ad Avellino anche se decisamente meno impegnativa. Al rientro in campo Cincerini ha una marcia in più e firma subito il sorpasso. Le squadre si incontrano più volte a pari punti tra una schiacciata di Hunt e un alley-oop sullo splendido asse Siva Downs. L'Enel prova a scappare con i canestri dei suoi esterni ma Caserta risponde a modo suo. Hunt stoppa Reynolds dall'altra parte. Downs si sente caldo e infila la bomba in transizione. Si prosegue in perfetto equilibrio. All'ultimo stop il tabellone recita 52-52. La musica non cambia in avvio di quarto periodo anche se i ritmi si alzano e le squadre segnano una volta per uno. Juve con la difesa a zona che ha vinto ad Avellino, i risultati si vedono a tratti, nuovo vantaggio con la tripla di Downs e nuova schiacciata di Hunt per il 61-60. Reynolds e Jones accendono la contesa dall'arco, la Juve costringe l'Enel al nuovo timeout sul 66-63. Ma da quel momento in poi i bianconeri riescono a gestire il punteggio, niente da fare alla ripresa del gioco. Siva e Cinciarini colpiscono dalla distanza lunga, Caserta fa sua la partita, termina 80-75. Nel 2016 si ricomincerà con la difficile trasferta di Trento che chiuderà il girone di andata. Speriamo di ricominciare con le triple di Daniele Cinciarini, nel frattempo facciamo il punto della situazione in Lega A con i risultati della classifica: Cremona-Milano 76-91, Sassari-Pistoia 80-75, Reggio Emilia-Varese 86-69, altra vittoria interna Cantù-Pesaro 90-65, Capodorlando-Avellino 55-73, Pastareggia-Caserta nel Brindisi 80-75, Torino-Bologna 75-70, Venezia-Trento 77-66. Per questa classifica, la vedete, si forma questa coppia in testa con Reggio Emilia e Avellino a quota 20, poi Trento, Sassari, Cremona e Pistoia a quota 18, a 16 Venezia, a 14 sola l'Enel Brindisi, Cantù, Caserta e Avellino a 12, a 10 Varese, Pesaro e Bologna e 8 in coda, Capo d'Orlando e la Manita al Torino. E come ogni settimana ritorniamo alla postazione social di Giuseppe Bernardo che raccoglie per noi i commenti e tutto quello che accade.
Sì, e come sempre partiamo dalla pagina Facebook della Juve Caserta, perché sono state tante le persone che hanno voluto mostrare la loro felicità per questa vittoria di Caserta, tanti commenti che sono arrivati. Luca giustamente dice facciamolo questo brindisi, alludendo chiaramente al nome della squadra. Matteo invece dice questa squadra mi fa andare di matto, perdiamo due partite di 20 e poi due signore vittorie che di scontato non hanno niente. Insomma, ci crediamo o no? Io da parte mia ci credo. Altri sono i commenti. Gianni dice forse sono le maglie natalizie che portano fortuna. In realtà da Avellino non abbiamo giocato con la maglia natalizia, no. Quindi non c'è così, la riprova. E Michele dice ma qualcuno dei nostri ha un contratto biennale, perché non cominciare a riconfermare i migliori? Quindi guarda già al futuro. Poi c'è questa fotografia del presidente Iavazzi che dice con il sesto uomo in campo non ce n'è per nessuno, ringrazio il pubblico del Palamaggio e auguro a tutti un buon 2016, oltre quasi 400 i like per questa dichiarazione e tantissimi commenti di approvazione per il presidente. Poi riguardo alle capacità difensive di Daniele Cinciarini c'è il commento di Vincenzo sulla nostra pagina che dice mi diverto solo se vedo segnare il Cincia, qualcuno diceva che Daniele era solo un attaccante ma a me sembra anche che sia un discreto difensore, quindi non sei l'unico che la pensa così. E poi ci andiamo a gustare qualche fotografia dell'amico Gennaro Bugo che come sempre raccoglie quelli che sono i momenti della gara, la schiacciata di Mega Downs l'abbiamo vista, il coach dell'Agnello, il protagonista Peyton Siva che è stato protagonista per i 13 assist che sono appunto record societario, il capitano Andrea Ghiacci e poi eccolo Daniele Cinciarini nella sua tripla e come dire la reazione liberatoria insieme poi alla tripla di Mega Downs in transizione che abbiamo visto prima nelle immagini e poi l'abbraccio finale col presidente Iavazzi. Importante Daniele, il sostegno del pubblico fra virgolette è mancato in alcune occasioni nelle partite precedenti per vari motivi, riaverlo anche ad Avellino anche sotto di 24 è molto importante per una squadra. Io sono venuto a giocare molte volte da avversario a Caserta. Beh. E non ho quasi mai vinto proprio perché il pubblico quando si fa sentire scalda talmente tanto il palazzetto che per gli avversari risulta quasi difficile vincere, ecco. E quindi sono molto contento della partita, soprattutto con Brindisi, dove si è fatto sentire veramente tanto il pubblico, anche più di 4.000. Quando eravamo punto a punto, ecco, ci sono stati vicini tutti insieme verso una sola direzione, quella della vittoria tutti insieme di squadra e di tifosi. Daniele, una domanda che sicuramente si sono fatti in tanti, si saranno fatti anche noi. Che cosa è successo nello spogliatoio ad Avellino? Nello spogliatoio ad Avellino praticamente come dicevo prima il discorso di dell'Agnello. Oltre al discorso di dell'Agnello che preferisco no, ma non è come si pensa, cioè ha detto parole alla ogni maledetta domenica, ecco. Fantastico. molto toccanti, però ecco un po' quello è un po' il fatto di gli sguardi tra noi giocatori che ci cercavamo e ognuno supportava l'altro con lo sguardo. Sono bastati giusto sguardi e non parole come si suol dire o incazzature per come stava andando, ecco. È bastato quello, è stata una cosa insolita, però è stata molto positiva, ecco. Da quella reazione lì io avevo sensazioni positive, nel senso che ci saremmo rimessi in corsa per vincere la partita, ecco. Poi io ci credevo, ma il giusto. Però le reazioni erano positive, le sensazioni erano positive, qualcosa sarebbe girato nella partita. Poi, e tra alla fine è andato tutto bene. Poi smettiamo di parlare di Avellino, anche perché la partita oramai è di una settimana fa, però il blitz iniziale alla ripresa del gioco con le palle rubate di Siva sono arrivate proprio con due triple, due. Sì, è stato bello perché è stato un insieme dei giocatori, nel senso Siva ha dato l'input con le palle rubate, poi io, Mika Downs, poi sotto Dario, poi Bobby con delle belle difese, ecco, non sottovalutiamo, volevo fare una menzione per Bobby che sicuramente ha fatto un'ottima partita secondo me, limitando Kaji che sono clienti ostici lunghi loro e molti li ha limitati lui, ecco, quindi difensivamente è un mastino secondo me, quindi siccome non abbiamo molto tonnellaggio ma abbiamo giocatori di carattere sotto, ecco, abbiamo trovato un giusto compromesso, ecco, alla stazza, quindi come ti dicevo ognuno ha dato il proprio, è stato bello questo, ecco, penso che ai tifosi sia molto piaciuto il fatto che hanno visto proprio tutti lottare per la squadra, per la maglia, tutti, non uno o due
due che hanno dato la reazione, ma tutti. E questa è stata una cosa, secondo me, proprio stupenda. Ritorniamo a parlare di domenica, andiamo in sala stampa con questa intervista nel post gara a coach dell'Agnello. Primo tempo abbiamo patito molto il fatto che onestamente la palla non entrava mai dentro. E se guardate il secondo tempo anche tiri liberi, che può sembrare un appendice ma non lo è, per la prima volta abbiamo tirato in tutto il campionato oltre l'80%, quindi siamo stati abbastanza bravi a andarceli a prendere. Il primo tempo abbiamo forzato troppo da tre, sicuramente troppo da fuori, però come si fa a non dire bravi, insomma, ai nostri giocatori? Siamo, per come siamo messi, contro una squadra sicuramente più lunga della nostra, non voglio dire più forte, sicuramente più lunga della nostra. Non abbiamo mai perso, insomma, il bandolo della matassa, e anche quando appunto non facevamo canestro stavamo lì grazie a un amalgama che si vede in campo, sia tecnico ma anche proprio personale. È una squadra che si deve salvare, con i problemi che si deve salvare. A agosto dicevamo senza troppi patemi, no? Però ovviamente non siamo partiti per vincere lo scudetto. Quando arrivi dopo 13 giornate prima di oggi, se non sbaglio, che hai 10 punti con tutti i guai che abbiamo passato, forse c'era poco da svoltare, ecco. Però indubbiamente la partita di Avellino ci ha, non dico dato qualcosa in più, ma se mi permettete ci ha fatto tornare quello che eravamo, perché noi, tolte Sassari e Reggio Emilia, più o meno siamo sempre stati questi. Adesso secondo me siamo migliori in attacco, nella circolazione della palla, ma dobbiamo assolutamente notare, anche se a me non piace tanto, che ad esempio Siva oggi ha fatto 13 assist. Allora è un po' più facile far girare la palla quando c'è un playmaker che fa, credo, 9 assist di media, e sapete bene che, insomma, non l'abbiamo quasi mai avuto, ecco. In attacco esageriamo col tiro da tre perché non abbiamo la seconda arma di giocare un po' di più la palla sotto come dovremmo fare, e in difesa soffriamo perché onestamente oggi era più un problema di stazza che non di altro. L'altra cosa che voglio dire è che è vero che la matchup ci aiuta tantissimo, e anche oggi l'abbiamo fatta e secondo me ha pagato, perché hanno le due guardie molto rapide, è difficile per noi tenerle uno contro uno, però poi quando inizi con le rotazioni della famosa matchup, a volte a rimbalzo magari c'hai Dario Anti in angolo e insomma fa fatica. Salvatore, dell'Agnello rilassato, forse è la prima volta che lo vediamo così al Palamaggio. Sì, effettivamente Sandro era più tranquillo, più soddisfatto, perché è chiaro che sono arrivate due vittorie importanti, e parlavo prima con Daniele, la vittoria di Brindisi è un po' figlia della vittoria di Avellino, anche perché vi siete ritrovati ad Avellino a metà partita, che avevate il fardello di due sconfitte pesanti e una terza che rischiava di maturare molto pesante, ma non partite perse come vi è successo di pochi punti giocando, ma giocando veramente male, non riuscendo né a difendere né ad attaccare bene. Lì c'è stata la svolta, e poi probabilmente con Brindisi è stata un po' l'onda lunga di Avellino. Senza dubbio, con Avellino, la partita di Avellino ci ha dato spinta, anche, sai, il morale è molto positivo dopo una vittoria, quindi poi consapevoli del fatto che avevamo una partita comunque contro una squadra importante, ma in casa era un'occasione da non perdere. Quindi... E adesso Trento potrebbe essere ancora l'onda lunga di una partita che, voglio dire, si scende sempre in campo per vincere, non si scende mai in campo per perdere. Quello... Però sicuramente voi avete meno da perdere rispetto a Trento, perché Trento si gioca addirittura l'eventuale primo posto al giro di boa della regular season. Voi, c'è un miracolo che non dipende solo da voi, insomma. Sì, noi sappiamo benissimo che ci potrebbe essere anche la possibilità Final Eight, quindi quando ci sono cose alla portata, chiaramente... Siamo tutti con le antenne dritte, sicuramente dipenderà anche da altri risultati, però noi gli altri risultati non interessano. Se vogliamo avere le chance per provare le Final Eight, dobbiamo vincere a Trento. Sappiamo che Trento è una squadra costruita per stare ai piani alti, che gioca molto bene a basket, che gioca in casa, però nel basket si è visto che tutto è possibile, quindi noi andiamo senza pressione perché veniamo da due vittorie per fare il nostro basket e poi il campo dirà la sua. Daniele, finalmente Juve bene anche dalla lunetta? Sì, migliorati anche un po' in tutte le voci. Andiamo a vedere, diciamo, i dettagli, dai, in una base, partita così bella, andiamo a vedere qualche dettaglio. Anche diciamo, la lunetta, sì, sono dettagli piccoli ma importanti, perché sono quelli che ti fanno vincere poi le partite, ecco, siamo in netta ripresa. Qualche forzatura dall'arco è successo anche ad Avellino, è successo anche nelle partite precedenti. A volte
tendete a tirare molto da tre perché vi sfidano? Ma diciamo che comunque abbiamo fiducia nei nostri mezzi, che positivo. Il gioco interno, non abbiamo un grandissimo gioco interno alla Brindisi per esempio con Kagi o Gagic sotto canestro con pivoti abbastanza di stazza, abbiamo lunghi dinamici, Hunt, Bobby Jones, quindi non si riesce a trovare, diciamo, la è giocata. Più per pick and roll dinamici, pick and pop col tiro da tre punti e sotto poi Dario è bravo perché è molto atletico e anche rapido, quindi sfrutta molto il suo atletismo e la sua rapidità per battere i lunghi avversari, però ecco, non è che abbiamo il classico totem in area che gli diamo la palla e da lì si crea il vantaggio per, certo. Ovvio che per prendere vantaggio anche per noi tiratori un gioco dentro fuori e anche aiuta molto, ecco, quindi stiamo lavorando anche per questo, di modo che rendiamo pericolosi tutti. Ritorniamo ancora una volta da Giuseppe Bernardo. Sì, stavolta andiamo a dare uno sguardo a come i nostri giocatori hanno passato le feste, che chiaramente tramite i loro profili social. Partiamo da Bobby Jones che scrive: solitamente passavo il Natale nella casa in cui sono cresciuto, ora stare a tanti chilometri di distanza è molto difficile, però per ammazzare il tempo guardo Friends, curo la mia passione appunto per la scrittura e mi tengo vicino ai ricordi, quella credo sia la casa appunto in cui è cresciuto da bambino. Poi ha postato questa fotografia in versione cartoon sua e di sua figlia, la vediamo appunto alla sua sinistra, e questa è una fotografia che ha postato appunto la sera del 25, credo, Daniele, era proprio la sera sì, di eravamo Natale. Tutti a c'era quasi questa, tutti a cena insieme. Una bella immagine di squadra, tutti insieme, c'era anche sullo sfondo Oga Dig Boy che è arrivato da poco, ma è lì con la sua famiglia, quindi già ben inserito nel gruppo. Questa invece è la fotografia che... il Brindisi che abbiamo fatto col presidente spogliatoio. Eccola là, infatti. Traduzione simultanea. Approfittiamo. La partita ad Avellino. Ah, quindi proprio il morale era alle stelle. Sì, proprio... sì. L'allenamento il giorno dopo, la mattina. Perfetto. Del 24, la mattina abbiamo fatto allenamento. E poi alcune foto di famiglia, c'è Marco Giuri che è stato raggiunto dalla sua famiglia, lui che tra l'altro non è uno molto attivo, però stavolta ha postato questa foto e noi abbiamo colto la palla al balzo. Però poi lì te ne sei perso qualcuno della famiglia, perché i biglietti richiesti erano ben 13-14. No, ho visto delle persone, qualcuno della famiglia che sulla tribuna facevano dei cori un Diamo po' strani. Diamo una notizia, Giuri ruba gli accrediti. E infine poi, siccome parliamo di Natale, quindi siamo in chiusura di anno, Sport Casertano ha dato i suoi premi personali atleti dell'anno, chiaramente per tutti gli sport, e nella pallacanestro sono stati premiati Alessandro Gentile e Stefano Gentile, in quanto nati qui a Caserta, figli di Nando. Per il roster attuale è stato premiato Peyton Siva a fiducia. Come acquisto dell'anno, diciamo. Come acquisto dell'anno, esatto, per ciò che potrà rendere da qui fino alla fine della stagione. E per la passata stagione invece Dejan Ivanov, in quanto appunto ha giocato a Caserta nel 2015, inteso come anno solare, lui che ha segnato 342 punti nei sei mesi che ha passato qui a Caserta. E poi, visto che parliamo di Alessandro Gentile, poco fa ha postato questa fotografia di lui da piccolo che mangiava pane e Nutella, mi sembrava una nota di colore giusto. Giusto, grazie, grazie Giuseppe. Torniamo a parlare di basket giocato con altri protagonisti, le interviste a Downs e Siva al Palamaggio. Mike, una bella vittoria per te, una grande squadra stasera. Sì, è stata una gara dura, abbiamo giocato bene di squadra, girando la palla in attacco in maniera pulita. Dobbiamo cercare di mantenere questa difesa molto fisica perché ci aiuterà a vincere questo tipo di partite. Quando sei arrivato conoscevamo le tue capacità offensive, ma stai dimostrando di avere grandi doti difensive. Sono molto soddisfatto, la mia priorità è proprio essere presente in difesa e cercare di complicare le cose alla squadra avversaria. Saresti felice di giocare l'All-Star Game? Mi piacerebbe molto partecipare, è sempre bello ottenere un riconoscimento per le proprie qualità, quindi se accadrà sarò felice e andrò a divertirmi. Thank you, good luck. Grande prestazione per voi stasera contro Reynolds, contro Scott, ma è stata la tua notte, la notte di Caserta. Sì, assolutamente una grande notte per noi, una vittoria pesante. Brindisi è davvero una grande squadra, ma ognuno di noi ha fatto una partita tosta. Downs e Cincerini hanno fatto canestro, Hunt, oltre a far canestro, ha preso molti rimbalzi importanti. È stata una grande partita. Forse ora la stagione può svoltare. Speriamo, siamo tutti meglio fisicamente e cerchiamo ora di proseguire su questa strada. La prossima è contro Trento per concludere la prima parte della stagione al meglio. Trento è un'ottima squadra, sono nei primi 3-5 posti, sappiamo bene di andare a sfidare una squadra difficile da battere, ma speriamo di farcela. How are you?
Sto meglio, soffro ancora un po' perché non sono al 100%, ma lo staff sta facendo davvero un ottimo lavoro per arrivare alla miglior condizione. Si va con Ant all'All-Star Game Downs, esclusione eccellente almeno per ora, perché credo, forse diamo una notizia, è nella lista dei nomi che potrebbero entrare se qualcuno si tira fuori. Quindi dai, Downs per il momento esclusione eccellente. Però c'è un altro escluso eccellente, abbiamo qua in studio, perché secondo me avrebbe meritato. Per le prestazioni in campo. Io solo per un fatto d'età, secondo me. Dici, forse per prima sì, sono giovani. Tutti giovani, voglio dire, lo stragame lo fanno le persone, diciamo, tra virgolette, giovani. Magari ha detto 3 punti, però magari... ci stava lì, dai. Non lo so, poi sai. Stai a casa, sono scelte, sì, mi riposo, con la famiglia, torno a casa, abbiamo 4 giorni liberi. Vabbè, meno male, meglio così allora. Daniele, come ti trovi a giocare con Mika Downs? Mi trovo bene, ecco, non so se avevo parlato già qua in trasmissione l'altra volta o sui giornali, avevo affermato che ecco, aveva solo bisogno di tempo per inserirsi al meglio, sia perché era partito poi con un infortunio, sia perché all'inizio era un po' riservato, però ecco, ci troviamo bene, sia con, tra di noi che insieme col playmaker, con Peyton, quindi penso che siamo complementari, ecco. Lui è molto atletico, ha già giocato spettacolari, io sono più tiratore, ci incastriamo bene, ecco. Poi in più le nostre famiglie, ecco, insieme a quelle di Peyton, escono molto insieme, visto che siamo gli unici ammogliati, quindi sia in campo che fuori il rapporto c'è un bel legame. È bello, sì, è un bel legame. La prestazione di Mike Downs, un'altra. Sì, parliamo del giocatore, insomma. Ne parlavamo poco prima della. Si è abbassato un po', gioca anche da due, fai il regista, ti ruba un po' il posto. Bene così, no? Salvatore. Sì, sicuramente si sta rivelando, credo, il giocatore che un po' ci aspettavamo, perché quando è stato ingaggiato siamo andati tutti quanti un po' a curiosare sul web e ne parlavo prima con Giuseppe. Avevamo notato le caratteristiche di Downs, cioè la sua capacità di produrre canestro. È chiaro che quando vedi il montaggio di un video vedi sempre canestro segnato, però è anche come viene segnato e si vedeva che insomma era un giocatore che aveva nelle sue corde certi movimenti, Daniele, penso un atletismo eccezionale per un bianco, cosiddetto... siamo razzisti al contrario. No, però... l'atletismo tipico da nero, ecco, esatto. Saltatore, doti atletiche ovviamente fenomenali, spettacolari. Quello che penso che abbia trovato più nelle ultime partite, dove si è cresciuto di più, è nella fiducia in se stesso. Ecco, lui all'inizio non ci prendeva tanto anche da fuori, non aveva molto fiducia e ancora non si era inserito bene. Poi, ecco, lavorando e inserendolo bene noi nel gruppo, poi ecco, sta facendo quello che sta facendo. Quindi siamo contenti perché sappiamo che in questa squadra, come ho ripetuto sempre, siamo tutti importanti. Quindi abbiamo bisogno dell'apporto di tutti e di mettere tutti nelle migliori condizioni possibili per esprimere le proprie potenzialità. Scusate se vi rubo il posto, ma il rapporto con gli arbitri anche domenica è stato migliore, dai, migliore. Ma se guarda, dai bene, primi 3 o 4 arrabbiature sono passato all'una arrabbiatura a partita. Però domenica non volevi uscire, hai parlato con Dell'Agnello in maniera normalissima. Sì, però, sì, è capitato perché ero, diciamo, mi sentivo pienamente dentro la partita, però giustamente mi ero dimenticato del fatto che avevo i falli. Cioè avevo il problema dei 3 falli, e quindi in una partita che poi è andata a finire punto a punto poteva costare, ecco, nei minuti importanti la mia uscita in panchina. Quindi è andata bene così, sai, quando sei in campo che fai bene, che sei dentro, che c'hai adrenalina, molte cose ti partono e quindi la lucidità cala un po', ecco. Chiudiamo il discorso Downs solo per qualche momento, però prima vediamo la schermata che gli riguarda, l'hanno realizzata per lui, per noi, per i tifosi della Juve, quelli di Juve Caserta Report. Sì, questi sono 3 tifosi della Juve che curano questo blog, che tra l'altro è molto molto seguito su Google, è il primo risultato che esce se digi di Juve Caserta, quindi anticipa il sito internet ufficiale. E hanno fatto questa schermata che riassume alla perfezione il mese di dicembre di Mika Downs, 5 partite. Quelli che vedete al lato sono appunto i suoi punti che ha segnato: 24, 22, 13, 12 e 26 nell'ultima gara contro Brindisi, quindi ha toccato il suo season high. E poi alla base vedete punti e percentuali: 60 da 2, 40 da 3, 90 ai liberi. Ecco, percentuali del genere proiettate su alla fine dell'anno sono da MVP, però credo che per il mese di dicembre
possa meritarsi la palma di MVP, considerando anche i risultati di Caserta nelle ultime gare. Penso che la chiave sia stata l'arrivo della famiglia. Sì, l'abbiamo detto. Quando è arrivata la famiglia c'è stato un impegno. La prima grande partita è quella prima dell'arrivo della famiglia. Lui sapeva già che sarebbe arrivata. Sì, testa contro peso, era sicuro. Diciamo che probabilmente è andata così. Bene, noi ci fermiamo solo qualche istante per la pubblicità. Restate con noi, a tra pochissimo. Dodicesima puntata di Garbage Time, riprendiamo a parlare di Juve Caserta con Daniele Cinciarini. Ci siamo messi alle spalle la vicenda Amoroso. Sì, ne avete parlato tantissimo e non abbiamo più voglia, né io né i miei compagni, di parlarne. Allora cambiamo argomento, mercato, sì. Per sostituire, sì. Valerio Amoroso, chi ti aspetti tu? Poi lo chiediamo ovviamente. Guarda, ne stavo parlando poco prima proprio con Salvatore, non tra noi giocatori non c'è queste chiacchiere, l'unica cosa nello spogliatoio di cui non si parla, perché proprio il gruppo per ora è questo. Chiaramente quando arriverà, e se arriverà adesso soprattutto penso nella sosta, io spero che ci sia un giocatore innanzitutto che abbia già tastato il nostro campionato, ecco, se si ha la fortuna di averlo, e soprattutto che non rompi l'equilibrio che si è creato adesso del gruppo, che è proprio quello che ci permette di vincere anche partite incredibili come quella d'Avellino e quella di Brindisi. Quindi ecco, un giocatore che riesca a inserirsi in questo gruppo in maniera graduale, che ci possa dare un aiuto sotto canestro, perché proprio manca un lungo in più, ecco, nelle rotazioni. E quando arriverà vedremo, ecco, come quello che ci potrà dare. Salvatore, ci sono novità dal mercato? Ma una delle voci ricorrenti negli ultimi giorni è quella di Metreveli, che dovrebbe uscire da Capo d'Orlando. È stato accostato anche Crosariol, che forse è un po' troppo 5 rispetto, considerando anche che magari Dario Hunt da 4 avrebbe un po' di difficoltà, quindi una coppia Crosariol-Hunt creerebbe un po' di difficoltà. Magari con una zona in difesa si può ancora fare, però poi in attacco diventa difficile perché Dario Hunt non ha tiro da fuori. Poi queste sono ovviamente valutazioni che spettano alla società sotto il profilo economico, spettano all'allenatore, allo staff tecnico sotto il profilo appunto tecnico, quindi è da vedere. Questi sono i nomi che stanno girando. Quello che dicevamo proprio con Daniele prima, stravolgere la squadra, cambiare formula, passare al 3+4+5 potrebbe essere un rischio, soprattutto in una squadra che gira, una squadra che ha bisogno di qualcosa, non una squadra che è in difficoltà, che non ha punti di riferimento. Questa Juve Caserta penso che ha dei punti di riferimento importanti. Ci aspettiamo che magari Peyton Siva cresca ulteriormente, e magari ci aspettiamo, Daniele, che Bobby Jones faccia vedere anche quello che sa fare in attacco, sì. Perché come dicevi tu, ed è giustissimo, in difesa dà il suo contributo, però Bobby Jones è uno che ha nelle sue corde a punti, a talento, è un giocatore che può incidere molto di più in fase offensiva. Io penso che Bobby Jones sia un giocatore intelligente, nel senso che ha visto che questa squadra i principali terminali siamo io e Micah Downs, e in alternativa è proprio Peyton. Anche sotto canestro ovviamente. Ant, sì, e l'asse Siva Ant. Diciamo che quale giocatore intelligente che è un giocatore anche molto di squadra, quindi si mette molto a servizio della squadra, ed è una cosa che molta gente non apprezza, perché vede solo punti, no? E magari non vede le difese sporche e la voglia di lottare e di vincere che ha. E noi compagni la sappiamo questa, ed è una cosa, ecco, che è un po' contagiosa. E a noi fa bene, quindi ecco, chiaramente ha fatto vedere negli anni anche che ha doti offensive splendide, ecco. Secondo me poi più avanti, come avevo detto, che da un più avanti sarebbe espresso, ma ognuno ha un proprio periodo. Io credo che arriverà pure il periodo di Bobby Jones. Ne siamo certi. Intanto però la Juve si vuole rafforzare sul mercato. Abbiamo raggiunto telefonicamente Antonello Nebola, che è il direttore operativo della Juve, si occupa di questo. Vediamo che cosa ci racconta. Avete intenzione di muovermi sul mercato adesso nella pausa del campionato, alla fine del girone di andata? Che cosa si può fare? Ma sicuramente bisognerà fare qualcosa, almeno per, diciamo, per sostenere l'assenza di Amoroso, quindi almeno per le rotazioni nel ecco. Abbiamo un nome noi, è quello di Nika Metreveli, corrisponde alle vostre richieste, diciamo così. No, è inutile che ci avventuriamo sui nomi, ecco. Faremo mercato più o meno a cavallo della pausa, quindi. Vi piace comunque, visto che sta circolando, insomma? Beh, sicuramente un giocatore che diciamo può interessare, però non solamente anche sotto contratto.
senza il cambio di formula, mantenendo il 5+5, se si volesse rafforzare la squadra, come ha detto più volte il presidente Giavazzi, inserendo una guardia, ovviamente bisognerebbe tagliare qualcuno. Claro, anche che questa è sicuramente una valutazione, una valutazione a 360 gradi che va fatta. Quindi è normale che se la formula rimane la stessa e si voglia rinforzare il roster, bisogna andare ovviamente a intervenire. Quindi va valutata con molta attenzione a queste ipotesi. Se è vero che cercate in questo senso una guardia, è una buona notizia, no? Che Mike Downs stia giocando in questo modo anche proprio a fianco al playmaker. Ma sicuramente, lui sicuramente ha sofferto la prima parte di campionato con l'assenza di Siva, ma poi diciamo che ha trovato anche una sua continuità di prestazione, questo non potete darci ovviamente fiducia su quelle che erano state le nostre scelte iniziali. Chiudiamo rapidamente il bilancio positivo, visto che oramai siamo quasi alla fine del girone d'andata, questa prima metà fra le varie difficoltà che ha avuto la Juve per lei. Sì, alla fine diciamo che fra le varie difficoltà che abbiamo avuto siamo onestamente tenuti in classifica che ci aspettavamo da questa prima fase, che speravamo di avere in questa prima fase di campionato. Quindi visto tutte le difficoltà che abbiamo avuto ci riteniamo più soddisfatti. Il direttore non si è sbottonato più di tanto, però alcuni colleghi da Capo d'Orlando ci hanno spifferato, insomma, Metrevelli sarebbe in uscita e probabilmente piacerebbe anche a Caserta. Per te un giocatore che non ne stavamo parlando, è quel tipo di giocatore che potrebbe andare bene alla Juve? Ma guarda, queste considerazioni le lascio fare a chi di dovere. Io penso a giocare, probabilmente c'è, può essere l'asse di Carlo o Caserta, non lo so, però... noi aspettiamo insomma di vedere alla sosta che giocatore arriverà e che potrà darci una mano, ecco, a ottenere da prima il nostro obiettivo, che è la salvezza, e poi se è possibile qualcosa di più. Salvatore, se Giavazzi volesse un ulteriore rinforzo, secondo te in che ruolo? Probabilmente potrebbe servire un giocatore anche che parte dalla panchina, sugli esterni, sul perimetro, un giocatore che possa o aggiungere qualcosa a Cinciarini e Downs, oppure la serata in cui magari qualcuno ha le polveri bagnate può partire dalla panchina e dare il suo contributo. È chiaro che questa è una seconda scelta da fare, perché comporta un discorso molto più ampio che naturalmente dovrà fare la società, perché se si riesce a prendere un italiano, come potrebbe essere, non si cambia formula. Esatto, non si cambia formula. L'evoluzione non è poi il caso di farla in questo momento. Devi decidere se di basket, esatto, insomma. Devi decidere se poi tenere Gadefors, che credo sia un giocatore di un'utilità estrema in questo momento, importante in difesa, importante anche nel doppio ruolo che riesce a svolgere proprio, esatto, in campo. È un'ala piccola, è un'ala grande, è un giocatore che dà da grinta, da difesa, sa anche dare punti, quindi è chiaro che metti un 4-5 italiano, vuoi tenere Gadefors, trovare un 2-3 italiano non è la cosa più semplice del mondo, insomma. Facciamo il clone di Daniele e andiamo benissimo, insomma. Però è chiaro che quei pochi italiani che ci sono non vengono liberati, diventa veramente difficile, ovviamente, sia in A1 che in A2, insomma. A me un giocatore che piacerebbe parecchio è Matteo Formenti, che ultimamente sta facendo qualcosina di buono a Sassari, ma credo che lasciamo la Sassari lo lasciamo lì. Daniele, continuiamo a farci i fatti vostri per colpa di Giuseppe. No, beh, stavolta andiamo giusto a vedere qualche fotografia che hanno postato i giocatori sui loro profili, su Instagram in particolare. C'è questa foto del capitano Andrea Ghiacci, che ha usato anche un'espressione abbastanza colorita nel nostro dialetto, e poi questa è una foto che ha postato, no, beh, me la risparmio, una foto che ha postato dopo la vittoria contro Brindisi, giustamente si è concesso... Potevi risparmiarti questo. Vabbè, dobbiamo far vedere tutto. Poi questa bella foto di famiglia di Peyton Siva che saluta sua figlia, credo prima della partita, perché vedo lo 0-0 sullo sfondo, quindi è una foto prima dell'ultima gara contro Brindisi. Poi ha postato questa fotografia con la sua foto e quella di Dario Hunt per lo Star Game, ringraziando di essere stato selezionato. Tutti i tifosi l'hanno votato, ma soprattutto gli allenatori che l'hanno scelto. E poi ha postato, ecco, la notizia del suo record dei 13 assist, record societario per Caserta. E poi ci sono dei commenti anche dei compagni di scuola. C'è Ant che dice: Bobby Johnson non ti ha permesso di fare la doppia doppia, evidentemente non gli ha passato la palla per gli ultimi due punti, perché ha chiuso con 9, quindi
è arrivato a poco dalla doppia doppia. Stessa cosa, stessa foto per Dario Hunt, che appunto viene selezionato per quest'anno allo Star Game e appunto rappresenterà tutta la squadra, dice con grande orgoglio, e noi appunto non possiamo che aspettare di vederli all'opera, sperando che giochino il giusto senza farsi del male e magari con Mike Downs, no, nella gara delle magari. vedremo. Intanto arriva il momento clou della trasmissione, le pagelle di Aleit. Micah Downs, forse l'essere inserito nel novero dei papabili dunkers per l'All-Star Game, ma il dicembre dell'ala di Kirkland è da primo della classe. La partita con Brindisi è solo un'altra perla incastonata nel collier di vittorie di Caserta. E ancora una volta il miglior marcatore dei bianconeri ed in vetta alla classifica di giornata per valutazione. Ma non basta per spiegare la sua prova da all-around, capace di segnare, far segnare, di sgomitare al rimbalzo e di difendere duro. Dicevamo del suo mese di dicembre, quasi 20 punti di media, più di 6 carambole, il 60% da 2 ed il 42% da 3. Numeri da urlo che aumentano se vengono presi in esame solo i successi, nei quali i 20 punti vengono superati facilmente. Che bella questa chiusura d'anno, e i tifosi della Juve possono gongolare per il 2016 con un Downs così. Voto 8. Peyton Siva. La gara del playmaker è particolare da decifrare. L'uomo che vinse da protagonista il titolo NCAA con Louisville 2 anni fa va inizialmente in difficoltà con Scottie Reynolds, suo collega di Ateneo. Tenta di sbloccarsi in ogni modo in attacco, prendendosi qualche licenza di troppo per tirare da 3 punti, ma la mira è ancora lontano dall'essere quella dei giorni migliori, come si è visto nelle ultime settimane. Ma per farsi perdonare si mette a dispensare cioccolatini per tutti, come dessert dopo il cenone di Natale. Alla fine sono ben 13. E in 6 partite è già nella top 10 all time degli assistmen della Serie A. Dimenticavamo, da 3 fa 1 su 9, ma segna solo quella nel finale, la più importante, voto 7. Dario Hunt, è troppo piccolo, salta e basta, ha pochi movimenti sotto canestro, in difesa soffre con tutti i centri di ruolo. Signori, questo qui si sta rivelando una macchina da doppie doppie. Nella moria di rimbalzi della Juve ne prendi quasi la metà da solo, mentre quando riceve in maniera dinamica in attacco hai due soluzioni. O ti sposti o ti sposti. Nulla di nuovo direte, ma con Brindisi si mette anche a fare il portiere. Le parate, pardon, stoppate, verso il povero Duna Scott risuonano ancora dentro il Palamaggio. E per la gara di domenica con Trento, Julian Wright è avvisato. Voto 7. Salvatore, non lasciarti intimorire dal suo dalle sguardo. Dalle minacce di prima che abbiamo registrato. Il girone vero? Di andata di Cinciarini. Ma credo che, scherzi a parte, meriti almeno 7, perché ha saputo gestire la sua stagione, questa prima parte. Cioè nel senso che Daniele all'inizio non ci prendeva magari da 3, ha preferito trovare delle soluzioni da 2, oppure iniziava la partita e non riusciva subito a trovare il canestro, non si è innervosito, non ha fatto quello che fa normalmente un tiratore, cioè ok, il prossimo lo segno, il prossimo lo segno, il prossimo lo segno e fai 0 su 10. Lui ha saputo fare questo e adesso recupero quello di prima, molto con, scherzi a parte, anche con la difesa, perché è vero quello che dicevamo prima, nel senso che pensi Daniele Cinciarini, pensi all'attacco, però effettivamente stai giocando molto bene anche in difesa, stai contribuendo al gioco di squadra in difesa, perché è sicuramente un aspetto importante, dove se 4 difendono e uno non difende ti fai male anche se fai 40 punti dall'altra parte, quindi è chiaro, penso di essermela cavata. A parte pure della crescita personale. Esatto. No, te la sei cavata. È vero, me la sono cavata. Okay. Okay. Sì, tieni sempre sul basso, però. Sì, mi tengo sempre sul basso. Se no, arriviamo poi a fine stagione. È un modo per stimolarti, così la prossima devo aumentare. Vedi? Perché se ti do 8 e poi insomma, andiamo troppo alto. Ti culli. Abbiamo parlato di Cinciarini, di Siva, di Hunt, di Downs, anche di Bobby Jones. Sentiamo le sue parole domenica. Brindisi gioca sempre con una gran difesa, quindi è sempre difficile giocare contro di loro o comunque li affronti. Noi abbiamo giocato come sappiamo, difesa e buoni canestri, e abbiamo raggiunto la vittoria di cui avevamo bisogno per chiudere in bellezza l'anno. Raggiungere le Final 8 dovremmo avere un po' di fortuna, noi ovviamente dobbiamo vincere e Brindisi deve perdere, è possibile, ma dobbiamo cominciare col vincere la prossima gara.
Se non vinciamo noi, non ci sono possibilità. Siamo in un ottimo momento, dopo due vittorie in fila. Ho capito che tipo di squadra siamo, quando perdiamo e quando vinciamo. Ora abbiamo vinto, speriamo di avere un po' di fortuna con l'anno nuovo dopo, come dire, una prima metà di stagione molto difficile. Sarebbe una gran cosa. Questo è il mio settimo anno in Italia e sto ancora conoscendo gli arbitri. È difficile per me rapportarmi con loro, gioco con tanta energia e forse, chissà, il mio nome non è molto amato dagli arbitri. Non so bene per quale motivo, io gioco duro ma non gioco sporco. Ci sono partite in cui si è un po' sfortunati ed è difficile per me perché non posso giocare come vorrei, ma credo di aver fatto un buon lavoro, non ho lasciato che la rabbia e le emozioni prendessero il sopravvento, poteva andare meglio nel finale, ma alla fine abbiamo vinto e questa è l'unica cosa che conta. Come procede il tuo rapporto con il coach dell'Agnello? Bene? Ottimo, diciamo, guarda, ci troviamo tutti a meraviglia, sposiamo la sua filosofia al 300%, ci crediamo molto in lui e nei suoi schemi e nella sua difesa, ecco, che ci ha consentito di essere, ecco, la quarta migliore squadra del campionato in difesa. Quindi. Si vede anche da questo doppio time out, abbiamo preso due spezzoni di time out, li vediamo insieme, coach dell'Agnello. Daniele, ci credete nelle final eight? Nel frattempo vediamo una schermata che ci manda la regia. Noi sappiamo che non solo la nostra vittoria ci può permettere il passaggio alle final eight eventualmente, ma ci sono anche degli incastri che devono avvenire. Però vincendo, ecco, come vedi, poi è una bella situazione, perché sì, la parità quasi con tutte, tranne nell'ultimo caso, cioè parità con Brindisi, Cantù e Avellino, ci consente di andare. La cosa fondamentale è che bisogna vincere. Certo, poi dopo il primo passaggio è quello. Bisogna sperare anche negli incroci, ecco, però passa tutto per la nostra vittoria, dunque è un'opportunità che vogliamo, ecco, sfruttare, quindi domenica ovviamente come tutte le partite si va per vincere, ma qui abbiamo uno stimolo in più, quindi ecco, chissà se proprio questo stimolo ci possa permettere di espugnare un campo difficile come Trento. Salvatore, tu ci credi nelle Final Eight? Penso di sì, perché credo che loro possano andare a giocare una partita di grande intensità, tranquillità al contempo e comunque vengono da due belle vittorie, due vittorie che fanno molto morale, danno molta convinzione. Trento potrebbe sentire un po' di pressione perché, come dicevamo prima, è in ballo anche per il primo posto se si realizzano certi risultati. È chiaro che oltre alla vittoria di Caserta, un ostacolo non di poco conto e Brindisi, perché Brindisi gioca in casa, Brindisi è la squadra del presidente della Lega Basket e la squadra del presidente della Lega Basket che non è presente alle Final Eight, insomma, speriamo, senza nulla voler, cioè, nulla di particolare, però è chiaro che avrà la spinta del pubblico, sicuramente hanno la responsabilità di dover andare alle Final Eight perché il loro presidente è anche il presidente della Lega Basket, quindi io credo che Brindisi farà di tutto per vincere la partita, anche perché la Brindisi che abbiamo visto perdere al Palamaggio è una squadra in salute, è una squadra che può sicuramente fare risultato. Facciamo un piccolo salto nel futuro, parliamo di domenica, ci spostiamo a Trento con questa intervista telefonica a coach Buscaglia. La squadra sta meglio, nel senso che avendo attraversato
attraversando un paio di settimane un po' più complicate, ne stiamo uscendo piano piano, quindi questi sono giorni di uscita, diciamo così. Qualche partita difficile vista fine a se stesso sembra una sconfitta o una vittoria, ma se uno la vede nell'insieme può essere anche un momento di crescita e di ottimo punto di nuova partenza, no? Noi l'abbiamo interpretata così e ora piano piano stiamo ricostruendo mattoncino su mattoncino le nostre cose, quindi siamo motivati come al solito dopo una sconfitta, perché alla fine insomma cerchiamo sempre di trarne giovamento e insegnamento, e quindi ecco, insomma, cerchiamo di andare in campo molto molto determinati per questa partita. Nel complesso direi il 2015 di Trento e il suo personale più che positivo, con la conferma dall'All-Star Game, le due convocazioni in due ruoli insomma abbastanza particolari, dobbiamo aspettarci quindi una Trento forte soprattutto sotto le planche. Ma sul 2015 abbiamo fatto una bella annata solare, perché per carità insomma da neopromossi abbiamo raggiunto dei buoni obiettivi e insomma tante volte anche nel ripetersi, soprattutto dopo le stagioni così di ingresso, no, non è che sia mai facile, non è scontato, al di là di quello che è la percezione che si ha di noi, che chiaramente è maggiore anche dovuta al rispetto che piano piano ci si è guadagnati, però in realtà conosciamo bene i nostri limiti e le nostre cose. Sicuramente riconfermare una Coppa Italia, riconfermare un campionato insomma nel gruppone avanti, piuttosto che addirittura un passaggio di Coppa alla prima esperienza, ci ha dato tanto dal punto di vista nostro, perché poi sono cose che fanno come l'Europa, fanno più bene a noi che noi a loro a livello di esperienza e di crescita. E per quanto riguarda sotto, non sotto, abbiamo dei giocatori, ma anche perché un po' la squadra è costruita con insomma le logiche che abbiamo noi nel progetto, soprattutto a lunga gittata, un po' anche su ciò che si è confermato, perché avendo un mix sicuramente c'è un po' di atipicità, come tutti hanno detto, nei nostri ruoli, nei nostri centri, per cui stiamo piano piano cercando di trovare la chimica giusta, perché è un lavoro che non finisce mai durante la stagione, per cercare di raggiungere magari anche solo alla fine il punto più alto di ciò che si può fare. Parlando della partita di domenica, tanta fisicità per voi sugli esterni anche, Caserta forse può dire la sua in cabina di regia grazie al recupero di Peyton Siva, vi preoccupa un po' questo giocatore? Ma preoccupa più che altro, c'è un grande rispetto per un giocatore molto bravo, che ha grandi qualità, è stato secondo me un bellissimo acquisto, le società che portano in Italia giocatori così devono essere sempre ringraziate, bisogna sempre sottolinearlo, perché sono giocatori che alzano il tasso tecnico del campionato, che comunque danno al campionato una certa un'importanza maggiore insomma nel nostro combattere con tutta Europa per cercare di tenere il livello più alto possibile. Poi Caserta comunque è una squadra che è sempre andata avanti per la sua strada, ha avuto i suoi problemini, i suoi infortuni, ha sempre avuto comunque una certa matrice di gioco, delle caratteristiche, anche nelle partite che ha perso qualche volta o nei momenti più difficili non ha perso mai equilibrio. Insomma, ha dato secondo me, al di là delle vinte o perse, dei messaggi molto positivi, e questo è il risultato poi avere una squadra che in certi momenti della stagione come questo è in buon momento e ha energia e ha reparti completi, insomma una sua identità di gioco sia offensiva che difensiva, per cui noi siamo insomma molto determinati e dall'altra parte molto rispettosi dell'avversario che sta facendo secondo me un ottimo campionato. Per chiudere, poi la lasciamo, meriterebbe Caserta di accedere alle Final Eight per lei? Sì, assolutamente, che dovrebbe passare da qualche vittoria che mi disturberebbe molto, per cui dico di sì, però magari nella speranza che si incrocino
risultati diversi, non certo quello di Trento, perché per me è una domanda complicata questa, Per cui da un lato dico sì, ma dall'altro dico anche che noi dobbiamo vincere, vogliamo vincere, per cui è ovvio che faremo insomma anche noi il nostro lavoro. Abbiamo cominciato a conoscere la prossima avversaria della Juve, la Quelle Basket Trento, lo continuiamo a fare con la schermata relativa ai due quintetti. Giuseppe, eccoli qui. Sì, è una squadra che noi abbiamo già visto in precampionato, come giustamente dicevi tu all'inizio della puntata. Loro hanno, quello di sinistra è il nostro quintetto e speriamo resti questo, perché è quello che abbiamo visto nelle ultime due giornate ed è appunto il quintetto base. Anche che contro Brindisi ha iniziato e ha concluso la partita. Insomma. È il nostro, ecco, quello è. Dall'altra parte c'è quello di Trento, che appunto, c'è Peppe Poeta, che non lo scordiamo certo oggi, Dada Pascolo, sono appunto i due italiani, poi Jamar Sanders e Trent Lockett, che sono i 2-3 della squadra, poi dalla panchina c'è anche Dominic Sutton, che appunto si alterna con i due, poi sotto canestro c'è il peso di Wright, che come vediamo nelle immagini è uno che sa, a volte ci sa anche tirare da tre punti, forse tende un po' a approfittare del suo tiro quando non avrebbe proprio tutto questo diritto, però spesso gli va bene. Sì, è uno che ha diverse armi a disposizione. E poi c'è la panchina con diverse armi, penso a Todo Forrai, Flaccadori, tutti i giocatori che insomma hanno fresche, nel caso di Forrai non tanto, però di Flaccadori sì, spensieratezza del giovane ventenne che ogni tanto la sua tripla la infila con piacere. Daniele, come state preparando la partita di domenica? Stiamo allenandoci bene anche sotto questo periodo insomma un po' ancora natalizio. Noi abbiamo l'obiettivo di finire nel migliore dei modi il girone d'andata, quindi infortuni permettendo, perché proprio oggi, volevo dire, quando mi avete fatto la domanda come procede, abbastanza bene. Il problema è che oggi abbiamo avuto tre giocatori fermi in modo preventivo, ecco, Siva e Gaddefors e Down per problema al dito, non cose particolari. Recupereranno che... per domenica. Sì, 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 ecco, è solo che qualche rogna ancora ce la portiamo dietro, però ecco, tutti stringiamo i denti e l'appuntamento della domenica non vuole mancare nessuno. Con questa informazione, triplice informazione finale, cerchiamo adesso di voltare pagina, parliamo, anche se siamo in chiusura, di una cosa che a noi interessa tantissimo, è il settore giovanile della Juve Caserta. C'è un'intervista che ci spiega come funziona il centro mini basket bianconero, lo facciamo con il responsabile Francesco Gionti. Siamo con Francesco Gionti, responsabile del centro mini basket della Juve Caserta. Aiutaci a conoscere come è strutturato, chi ne fa parte. Il centro mini basket conta ad oggi circa 160 bambini iscritti. Lo staff è composto da 8 istruttori, compreso me che sono responsabile, e uno storico dirigente, il maresciallo Attanasio, che è conosciuto nel mondo della pallacanestro per la grande presenza in questi anni che ha dedicato ai giovani. Come ti dicevo, abbiamo 8 istruttori che dedicano grande passione, gioia e divertimento ai bambini, e nel corso di questi anni stiamo riuscendo ad ottenere grandi, grandi, grandi risultati per far sì che loro si possano addentrare ed accattivare la palla da basket, quindi cercando di poi calcare i campi di gioco nei prossimi anni. Stanno arrivando anche, per far sì, per la gioia dei più piccolini, anche i risultati, come non ultimo quello che hanno ottenuto ieri gli Aquilotti, anno 2005, hanno vinto un torneo di fermo di Natale, dove hanno offerto anche delle belle prestazioni, si sono divertiti, ma la cosa più importante è che magari torneranno a casa con un bellissimo ricordo che non dimenticheranno mai, quello di aver vinto un torneo, e che è una cosa bellissima. Posso capire quello che poi proveranno nel prossimo futuro. Al di là dell'aspetto economico, organizzativo, immaginiamo che tutta l'attività sia incentrata sul dialogo fra gli istruttori e i bambini. Parlate con loro, gli spiegate che anni fa successe che dei ragazzini casertani poi siano divenuti dei campioni. Certo, guarda, noi poniamo sempre come esempio quelle che sono state per noi le nostre avventure, perché come puoi immaginare, quasi tutti quelli che optano per questa grande passione di stare in campo insieme ai bambini hanno già calcato campi di basket. E poniamo grandi esempi, come possono essere i casertani importanti, quali Gentile o i vari Esposito, che hanno dato comunque un'impronta a questa città giocando a pallacanestro. Quindi diciamo che loro devono avere
un'idea ben chiara di quello che potrebbe essere oltre al divertimento, oltre alla gioia, ma comunque anche con quel piccolo sogno che non deve mai mancare fra i bambini. Appunto, sono bambini e devono continuare sempre a sognare, e sognare anche un domani di poter giocare in un grande palazzo come la Reggia del Basket, no? Oltre ad andare a guardare la Juve Caserta al Palamaggiore e a divertirsi, quali sono i prossimi appuntamenti di questi campioncini? Abbiamo a divenire un prossimo appuntamento al torneo della Befana a Casapulla, che dove saranno impegnati sempre l'annata 2005, e abbiamo il torneo di Ostuni con un grande ex che l'ha organizzato, quale Damiano Faggiano, e ci ha invitato lì dal 2 al 4 con l'annata 2004, e quindi stiamo anche ultimando i preparativi per questa partenza. I bambini sono sempre contenti di fare questi tornei, perché oltre a giocare fanno nuove conoscenze, amicizie che poi non dimenticheranno, si porteranno indietro per tutta la vita, me compreso, quando facevo i tornei ho amici ancora sparsi per tutta Italia, per cui voglio dire, sono delle cose che poi rimangono nei bambini. Torniamo ancora una volta all'ultima per questo 2015 da Giuseppe Bernardo. Sì, perché prima nel fuori onda parlavo con Daniele e dicevo: siete una bella squadra, si vede che vi piace stare assieme, e quelli di Trento non sono da meno, perché hanno postato questa fotografia, Baldirossi ha postato questa fotografia proprio nella giornata di Natale, c'è tutta la squadra, mancano giusto un paio di elementi, non vedo Pascoli e Wright, però per il resto ci sono tutti con famiglie e figli annessi. Questa invece è un'altra foto che invece ha postato Trent Lockett, e poi c'è Sutton, che appunto augura a tutti buone feste con questa caricatura di sé in versione Babbo Natale, e poi infine gli auguri di Sutton con alle sue spalle Pascolo e appunto il compagno di squadra con davanti appunto Lockett. Bravi anche nei fotomontaggi. Noi abbiamo concluso per quest'anno. Vi facciamo in bocca al lupo a voi, il buon anno, cominciare da Salvatore Cavallo, ci torni a trovare. Sicuramente, grazie, auguri di buon anno a tutti. Grazie all'ufficio stampa della Juve Caserta e a Daniele Cincerini per essere venuto. Grazie dell'invito, auguro a tutti un buon 2016, ci risiede alla prossima puntata. Giuseppe Bernardo, grazie, alla grazie, prossima. Grazie a voi e auguri agli amici a casa, buon anno. Grazie Roberto, noi ci ritroviamo per la prossima puntata fra una settimana, il 6 gennaio. 6 gennaio. Tra l'altro è la tua giornata, quindi... ci vediamo poi, la telecronaca Juve Caserta, non ce la dimentichiamo, domenica. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Arrivederci.